Bene comune e sostenibilità sono concetti che riecheggiano con forza nelle ultime lezioni della Scuola di Orientamento Universitario, quando si parla di progresso e sviluppo, ma anche di economia, innovazione, impresa, lavoro. Negli ultimi anni nel mondo delle imprese, nel mondo dell'università, c'è maggiore attenzione a questa evoluzione del capitalismo, questa evoluzione del management, del modo di comportarsi delle imprese verso nuove forme di capitalismo molto più responsabili e molto più attente al bene comune. Non del tutto nuove. Allora, non sono cose nuove, noi in Italia siamo ancora ricchi della tradizione olivettiana, se vogliamo, e sono molti gli imprenditori che oggi in Italia si richiamano a quella tradizione. Ma il bene comune si concilia col profitto? Allora, è molto interessante questa domanda. Vedo che sempre più spesso si parla di non profitto come l'elemento di creazione del valore, ma il profitto come un premio a quelle organizzazioni che creano valore con le loro attività. Perciò si crea valore realizzando prodotti belli, sostenibili, trattando bene i dipendenti, e poi il profitto diventa il premio. Andrea Piccaluga rileva che sempre più spesso nei giovani d'oggi la sensibilità ambientale si affianca a quella per i temi sociali, perché in fondo davvero tutto è connesso. Poi, durante il confronto vivace e partecipato, anche se a distanza, dà qualche consiglio per l'orientamento. Un ragazzo mi ha chiesto: ma io sono interessato a questi temi, cosa dovrei studiare? Ebbene, la mia risposta è stata: studia quello che vuoi, è importante la tua sensibilità su questi argomenti, studia ingegneria, filosofia, fisica, non importa, l'importante è che tu poi metta al servizio del bene comune le cose che avrai studiato. L'ultimo intervento è del filosofo Salvatore Veca, affronta il tema, che è anche un'aspirazione, della sostenibilità, che non ha affatto una sola dimensione. Ogni volta che ci misuriamo con un problema di sostenibilità, ci misuriamo con un problema complesso, cioè come dire che ha più di una faccia. Vorrei fare un esempio molto semplice. Tutti i Fridays for Future che ci sono stati prima della pandemia di Covid-19 si muovevano sul grande tema del cambiamento climatico, il grande tema degli accordi di Parigi, poi disattesi dalla presidenza Trump. Ora, quella è una dimensione cruciale per la nostra vita collettiva e soprattutto per l'umanità, che sino a prova contraria ha un solo pianeta e non può scendere su un pianeta B, è una dimensione fondamentale. È l'unica dimensione su cui noi dobbiamo saggiare politiche, scelte sostenibili? No. Per esempio, faccio un esempio che può sembrare strano. Durante la pandemia noi abbiamo avuto prove e a volte sistematici ricorsi alla didattica a distanza, in cui appunto si usano attività digitali. Ora, se noi pensiamo in termini di sostenibilità, molte di queste pratiche di lezioni a distanza sono state letteralmente un insulto alla sostenibilità, nel senso che sono piombate su un mondo di tali diseguaglianze, di tali differenze fra persone che sanno usare il computer, fra persone che hanno un solo computer, fra persone che hanno più di un computer, fra persone che vivono in una casa con disponibilità di metri quadri, fra persone che non hanno disponibilità di metri quadri. Voglio dire, in questo caso vi è una dimensione che è quella della sostenibilità, in questo caso culturale, perché ha a che vedere con l'educazione, che è un altro dei volti della sostenibilità. Il problema è che quando noi ci muoviamo nella direzione della sostenibilità, noi ci muoviamo verso una idea di progresso sociale ha più di una dimensione, multidimensionale. È chiaro che la crescita economica è un valore importante, è chiaro che i limiti della crescita, tutto il tema della sostenibilità è un tema dei limiti legato al tempo, cioè legato alla giustizia fra le generazioni, è giustizia intergenerazionale. Un argomento, sottolinea il professor Veca, che ben si presta all'attività di orientamento e anche a valorizzare il ruolo di studio e di ricerca dello IUS e delle altre scuole universitarie superiori.
proprio una nozione come quella di sostenibilità è una nozione tipicamente multidisciplinare. E il futuro è il futuro, sia nelle cosiddette scienze dure, sia nelle scienze umane, è nel lavoro di equipe, e nel lavoro di team, e nel lavoro di gruppo tra humanities e scienze e tecnologie, e questo è possibile solo quando tu entri nel mondo universitario. Aggiungo che entri nel mondo universitario delle scuole superiori, che è pensato esattamente per immergere i giovani sin dall'inizio della loro carriera universitaria in un'atmosfera in cui la ricerca è strettamente legata alla didattica. Uno dei ricordi più belli di questa esperienza sta in questi post di Instagram premiati alla fine tra i tanti fatti circolare dagli studenti che hanno partecipato. Sono gli ultimi vincitori del premio dedicato a Luigi Orsenigo, docente dello IUS, scomparso 2 anni fa, il testimone. Ora l'ha preso il professor Andrea Tiengo. È un'idea che abbiamo avuto anche insieme alla famiglia, ai 2 figli, alla moglie, per cercare di ricordare questo professore che è stato molto importante per noi per quanto riguarda l'orientamento, perché... per quanto ci riguarda, lo IUS non aveva una tradizione di orientamento, di scuole di orientamento estive, che come invece hanno le altre 2 scuole federate, e da quando ci siamo federati inizialmente solo con la scuola Sant'Anna, il professor Orsenigo ha voluto che questo tipo di evento di orientamento si potesse fare insieme, che è stata davvero una bella sfida che speriamo di aver vinto. Inizialmente solo con la scuola Sant'Anna, adesso è davvero un'iniziativa a 3 teste con le 3 scuole federate. Eccoli i post, messaggi e immagini sapientemente mescolati nel linguaggio dei social. Teresa Patanè evidenzia le incertezze dell'età della scelta e i limiti che, come questa cornice, possono però essere superati. Per Anna Baronio la tecnologia accomuna e il progresso non ha senso senza l'aiuto e l'unione reciproca. Alessandro Tesse pianta la bandierina della conquista, ma non è un punto di arrivo, lo è di partenza verso la scelta dell'università e del futuro. Matteo Caraci si immerge in una vasca sommersa di libri, scrive che le scelte confondono i sensi, ci lasciano sommersi nel mare delle incertezze. Mi sembra che abbiano colto molti punti fondamentali su cui abbiamo insistito. L'interdisciplinarità, cioè l'importanza di molte sfaccettature sia per la scienza sia per la cultura. Altra questione importante è anche l'importanza di riorientarsi anche quando si pensa di avere le idee chiare, quindi cercare di pensare anche da punti di vista diversi e uscire dai propri preconcetti. Questa idea del disorientamento per poi riorientarsi mi sembra che sia molto chiaro. E poi anche molte delle tematiche che affrontiamo vengono rielaborate e ripensate, cogliendo spesso anche le idee più sottili che sono che emergono dalle lezioni. Nel mezzo, in quest'ultima giornata, ci sono stati altri laboratori per i 100 studenti collegati da casa alla scoperta della ricerca. Non sarà l'esperienza diretta che hanno vissuto i loro coetanei degli anni precedenti, ma funziona e come. Così si avvicinano alle nanotecnologie e alle neuroscienze, esaminano da vicino le questioni introdotte dal referendum sul numero dei parlamentari e analizzano le poesie sotto forma di quarro. Il cambiamento climatico porta conseguenze negative sul nostro organismo, sentiamo dire in un altro laboratorio. È coordinato dallo IUS, riprende un filone di ricerca della scuola. È un tema naturalmente molto rilevante, in particolare quest'oggi, perché io, tra l'altro, anche tanti altri scienziati nel mondo definiamo l'attuale pandemia del Covid-19 come una malattia ambientale, in realtà, perché ha a che fare veramente con col passaggio, diciamo, di patogeni da una specie all'altra, naturalmente, ormai sappiamo già che c'è un aumento degli impatti e della pressione sulla salute umana, o alle pressioni ambientali tipo l'inquinamento atmosferico, tipo la contaminazione chimica, che entrambe influiscono sulla possibilità del corpo umano di far fronte a patogeni di ordine biologico. Ed è quello che studiate, per cui fate ricerca alla scuola IUS?
Facciamo quel tipo di ricerca da anni alla scuola IUS con molti direi, risultati importanti, in particolare in Lombardia, ma anche su tutto il territorio italiano e naturalmente su tutta Europa. Lo IUS è coinvolto nello studio più direi, importante, più grande paneuropeo per quello che riguarda il biomonitoraggio della popolazione in termini di esposizione a inquinamento chimico e anche ad una serie di progetti di ricerca e di applicazione per quello che riguarda trovare soluzioni che riescono ad affrontare in modo parallelo sia il cambiamento climatico sia l'inquinamento atmosferico. C'è anche uno sguardo alle stelle, all'universo, con un incontro a distanza molto efficace. Intanto abbiamo fatto un gioco. Noi abbiamo dei rivelatori di radiazione elettromagnetica che sono i nostri occhi, che sono in grado in pratica di rilevare l'intensità e l'energia dei fotoni in una certa range di energia, che è la cosiddetta luce visibile. Però i fotoni possono avere anche energie molto più alte, i raggi X, o molto più basse, per esempio l'infrarosso, se non il radio, e in bande diverse si vedono cose diverse. Per esempio in infrarosso si vede il calore, non so, di una polvere che è riscaldata dalla stella, nell'invisibile si vede la luce delle stelle. Nel raggi X si vedono i fenomeni più violenti, si vedono le particelle accelerate quasi alla velocità della luce dal campo magnetico di una stella di neutroni o da quello gravitazionale di un buco nero, si vedono le esplosioni supernova, le galassie che si scontrano. E si dice spesso che, come dire, che fare un grande viaggio non è tanto andare in un posto nuovo quanto fare il tragitto tutti i giorni con occhi nuovi. Per l'astrofisico questo vuol dire utilizzare come occhi nuovi per vedere i raggi X, per vedere nell'infrarosso i telescopi che abbiamo nello spazio o a terra. Per cui quello che abbiamo fatto in questo laboratorio con i ragazzi è stato mostrare delle immagini in diversi oggetti astronomici sparati, senza dire ovviamente cos'erano, in diverse lunghezze d'onda e in base a quello che si vedeva nei raggi X piuttosto che nell'ottica, nelle esperienze che man mano sono fatte durante il laboratorio, cercare di capire, di fare un'indagine astrofisica e di comprendere di quale oggetto si trattasse, di un buco nero o di una stella di neutroni. La ricerca nelle scuole universitarie superiori può aprire anche nuove, inedite prospettive. Un allievo dello IUS, che da poco si è diplomato, fa un esempio apparentemente curioso, ma molto molto interessante, creando analogie profonde tra la Mesopotamia di 5.000 anni fa e addirittura l'Unione Sovietica fra le due guerre mondiali. In primo luogo, per appunto la presenza, diciamo, molto forte della proprietà collettiva dei mezzi di produzione, quindi nel caso della Mesopotamia degli Uruk, terre e bestiame, nel caso appunto invece dell'Unione Sovietica ovviamente terre e fabbriche e soprattutto per il ruolo della burocrazia, che era un ruolo dirigenziale che aveva poteri, in entrambi i casi aveva poteri diciamo e funzioni molto simili. Per una ricerca del genere quello dello IUS è un terreno fertile? Direi essenziale, perché senza lo IUS, io appunto studio filosofia, senza lo IUS non avrei potuto diciamo sfruttare l'interdisciplinarità e riuscire diciamo a intrecciare degli ambiti così diversi e anche entrare nel campo più storico-economico. Ho lavorato alla fine con due economisti, nonostante appunto io abbia una formazione più filosofica, e questo mi dà delle grandi opportunità anche per il futuro oltre che adesso, perché poi questo probabilmente sarà il percorso che seguirò anche diciamo per il domani, ecco. Alle 6 del pomeriggio, quando si spengono i computer, ogni studente prova ad immaginare su basi nuove il proprio futuro all'università. Questa edizione della scuola di orientamento è andata bene, dicono gli organizzatori. Devo dire che davvero non ci avrei mai creduto che si riuscisse comunque a creare un contatto con gli studenti anche attraverso un computer o un cellulare. Invece la possibilità effettivamente di guardarsi e parlare, dopo un po' di volte che si interagisce davvero si crea anche un legame emotivo, non solo mentale. La scuola IUS conferma la volontà di mantenere il dialogo con questi ragazzi anche nei mesi prossimi e magari organizzando una iniziativa a Pavia se sarà possibile. La stessa disponibilità c'è anche da parte delle altre scuole federate. Proprio per compensare il fatto di non poter organizzare la scuola residenziale come gli altri anni,
abbiamo in tutte le edizioni delle tre scuole ribadito la nostra disponibilità ad accoglierli non appena sarà possibile, certo non tutti contemporaneamente in blocco, ma ad accoglierli comunque alla scuola per fare visitare le nostre strutture e dare, come dire, quell'assaggio di vita collegiale che purtroppo quest'anno è mancato. Abbiamo pensato che quando finirà questa emergenza di fare un evento e di portarli tutti quanti alla scuola per un paio di giorni a farli incontrare. I corsi via web hanno sicuramente una logistica più agile e offrono una buona frazione di quello che abbiamo, di quello che riusciamo a dare, quindi è una riflessione per il futuro. Sicuramente ci sono molti più ad avere corsi in presenza, ci sono anche aspetti positivi a averli via web, ci rifletteremo nei prossimi mesi.